Salve, sono il dottor Culo Cane. In questa puntata parleremo di una delle invenzioni più importanti della storia dell'umanità. Avete mai fatto caso che nei ritratti antecedenti al XVI secolo non veniva mai mostrata la parte inferiore del corpo? Ebbene, perché la gente si vergognava di mostrare le proprie gambe, considerate la parte più ributtante dell'essere umano. Questo era dato dal fatto che la gamba si interrompeva bruscamente, rivelando ossa, nervi e sangue. E questo, ovviamente, prima dell'invenzione dei piedi. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. Prima dell'invenzione dei piedi, gli umani non amavano camminare perché faceva malissimo, avendo le ossa esposte e il sangue colava fuori tutto il tempo. Prima dell'invenzione dei piedi, per gli Homo sapiens non era bello fare il bagno nell'oceano perché la loro gamba sprovvista di piede rilasciava continuamente sangue in quantità elevatissime, attirando decine e decine di squali. Questa è una delle ragioni per cui gli europei non sono andati in America prima del 1492. Andarci a nuoto o anche in nave sarebbe stato pericoloso, anche solo una persona caduta in acqua avrebbe attirato subito uno stormo di pesce cani. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piaccio me. Michelangelo Piedi era un panettiere stufo di doversi fasciare le gambe con delle garze da cambiare ogni giorno, perché erano tutte sempre piene di sangue e poi camminare faceva malissimo, c'erano le ossa scoperte, insomma un casino. Sappiamo da un manoscritto del 100.000 d.C. che è vissuto a Bologna ma aveva una panetteria a Palermo, e non essendo ancora stati inventati gli autobus, le metropolitane, le carrozze del futuro né tantomeno i piedi, ha pensato: sono arcistufo che mi facciano sempre un male cane i fine gamba. A me mi piace te. Insomma, infatti la parte finale della gamba si chiamava così. Questa parola però è andata in disuso dall'invenzione dei piedi, che prese il nome da Michelangelo. Tutti i giorni doveva fare Bologna-Palermo di corsa, perché sennò non aveva più tempo per lavorare e già doveva tornare a casa. Un giorno, che era particolarmente arrabbiato perché si era dimenticato le chiavi del negozio a casa e dunque doveva tornare indietro a Bologna, prese un martello, alcuni chiodi, una bomba atomica e una bistecca che trovò lì vicino, diede qualche martellata e disse la proverbiale frase: basta con questo dolore acuto alle sanguinolente estremità dei miei arti inferiori. Era stato inventato il primo piede. Era il 19 Gennorgici del 1400.000. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piaccio me. Michelangelo indossò la sua novella invenzione e scoprì che era comodissimo camminare coi piedi. Le ossa non erano più esposte all'aria, il sangue non colava più, non serviva più chiamare pronto soccorso medievale. Dopo aver camminato fino al macellaio con un piede solo, decise che era talmente comodo che ne voleva un altro. Comprò un'altra bistecca e spatapin spatapum, Michelangelo Piedi diventò il primo essere umano provvisto di entrambi i piedi. Ai piedi piace te. Tornò a casa fino a Bologna in un tempo record ed era così contento che ne fece un paio anche per la moglie. Ella fu così soddisfatta dei suoi nuovi piedi che all'istante si misero a fare l'amore talmente forte che 9 minuti dopo nacque il primo umano con i piedi già preinstallati di default. Si chiamava Pallal ed era un po' un rompicoglioni. Da quel momento Michelangelo divenne milionario, anche se non esistevano ancora i milioni, perché tutti volevano i suoi device tecnologici avanzati. E a quell'epoca, vi ricordo che era il 15.000 dopo secolo sicolo, Cristo, la popolazione mondiale consisteva di 46 persone, così in un paio di settimane riuscì a fabbricarne per tutti. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piace te. A me mi piace i piedi, ai piedi piaccio me. Tagliate a fette le melanzane, i pomodori, le patate, il sedano, le cipolle, il cotè.
coltello e tagliere il tavolo, il pavimento, la casa, la terra, l'universo e mettete il tutto in una pentola a fuoco diversamente alto per un minuto di minuti. Nel frattempo lavate un paio di piedi freschi e metteteli a marinare nella pizza marinara che avete preparato in precedenza. Chiamate un marinaio, aggiungete pepe, peperoni, peperonata e peperoncino, gettate tutto dalla finestra e ordinate 40 kg di involtini in primavera al takeaway cinese. Super Squads questa settimana finisce qui. Questa settimana, alla prossima puntata, con la prossima puntata, con la storia della breccia di Porta Pia e altri esempi di edifici rovinati dai vandali. Tutti i piedi con i piedi a battere le mani, tutti i piedi con i piedi a battere le mani, tutti con i piedi, tutti con le mani a battere i piedi, tutti i piedi con i piedi a battere le mani, fuori tempo, tutti i piedi con i piedi a battere le mani, tutti con i piedi, tutti con le mani a battere i piedi per farica.